E adesso con Flavia Borgognoni, assistente sociale che lavora sempre nell'ambito della unità, ci salutiamo. Buongiorno. Vediamo di affrontare un altro argomento. E il tema è quello della rete che si sviluppa attorno alla famiglia migrante. Che rete è? Ma noi ci troviamo che molto spesso quando queste persone che emigrano vengono qui da noi si trovano in una situazione di isolamento sociale, cioè hanno perso tutti i legami con la loro famiglia d'origine, con la loro società, con la loro cultura e si trovano qui molto spesso in una situazione spaesata, in una situazione culturale completamente diversa. Con bisogni primari che sono quelli della casa, quelli del lavoro, eccetera, eccetera, che incidono molto sulla situazione della persona, quindi anche sulla loro capacità di creare nuovi legami con le persone, diciamo, qui di Verona. E i legami che queste famiglie possono avere sono quelli con persone della loro stessa cultura, della loro stessa provenienza, ma molto spesso appunto è una situazione molto diversa, nel senso che nei paesi d'origine e c'è una società allargata, diciamo una famiglia allargata, la gran famiglia africana per fare un esempio, per cui i legami sono, ci sono zii, nonni, invece qui la famiglia, specialmente con bambini, genitori che sono, si devono occupare del lavoro, questi bambini che sono un po' lasciati da soli proprio perché non c'è la nonna, non c'è la zia, non c'è qualcuno a cui affidarli, quindi questo isolamento sociale, diciamo, crea anche una certa sofferenza a livello psicologico sia nei bambini che nei genitori. Come operate allora voi tenendo conto di questo problema, certo, che non è un problema secondario, perché è un altro tipo di cultura familiare, no? È un altro tipo di cultura familiare, diciamo quella che c'era anche da noi una volta, che magari anche noi è una cosa, un valore che abbiamo perso strada facendo. Noi operiamo cercando intanto, quando arrivano qui da noi, nelle nostre consultazioni si cerca proprio di ricreare questo ambiente familiare, di accoglienza, di ricreare legami. Questi legami che molto spesso si sono spezzati e che creano sofferenza. Quindi si lavora con la famiglia proponendoci noi come altro, come altra famiglia e anche appoggiando le situazioni che ci sono sul territorio che si occupano un po' di questa problematica. Ecco, va detto questo, certo, ci sono associazioni, al di là che c'è anche probabilmente servizi anche da parte del comune di Verona. Assolutamente, no? Sono importantissimi, diceva mio collega che il 50% della loro utenza per quanto riguarda i minori sono famiglie migranti, certo, e quindi si creano collegamenti con i colleghi del comune se già non ci sono e anche con la scuola dove a volte anche lì i rapporti, i legami non sono chiari, facciamo un po' di mediazione.